Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Sei pronto per essere trasportato in un mondo pieno di misteri ed enigmi? Abbiamo ancora molte domande su come potrebbero essere stati creati alcuni luoghi e persino gli scienziati non conoscono le risposte. Oggi vi mostreremo 20 luoghi misteriosi che non possono essere spiegati. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Le Superstition Mountains sono una serie di colline dell'Arizona, note per i loro tesori e segreti nascosti. Secondo la leggenda, le colline contengono il tesoro del famigerato florilegge Jacob Waltz, noto come l'olandese. Sono state organizzate innumerevoli ricerche del tesoro, ma ad oggi non è stato ritrovato. Molte persone credono che il tesoro sia ancora nascosto da qualche parte tra le colline. Ci sono state anche segnalazioni di forze soprannaturali che persistono nell'area. Numero 19. Baalbek è un'antica città del Libano, nota per i suoi massicci complessi di templi romani. I templi sono costruiti su una serie di giganteschi blocchi di pietra che pesano fino a 800 tonnellate. Non è chiaro come questi enormi blocchi siano stati trasportati in questo luogo e come siano stati collocati, portando a speculazioni sul coinvolgimento di alieni o magari tecnologie nascoste. Alcuni sostengono addirittura che i blocchi siano stati tagliati con tale precisione che è impossibile che siano stati realizzati da mani umane. Tuttavia, fino ad oggi, nessuno è stato in grado di trovare prove concrete a sostegno di queste teorie. Numero 18. La struttura Rishat è una formazione geologica circolare in Mauritania, conosciuta come Occhio del Sahara. Si pensa che in origine fosse un cratere meteoritico, ma si ipotizza anche che si tratti di resti della mitica Atlantide. Le strutture sono in netto contrasto con il paesaggio desertico circostante, portando a molte domande su come si sono formate e quale fosse il loro scopo. Alcuni affermano addirittura che la formazione fosse una pista di atterraggio di qualche tipo usata dagli alieni. Numero 17. Segobriga è un'antica città romana in Spagna, nota per i suoi splendidi resti di antichi edifici e infrastrutture. Tuttavia, si dice anche che la città contenga paesaggi nascosti e stanze del tesoro che ancora devono essere scoperte. Alcuni pensano che queste stanze nascoste possano essere state utilizzate come nascondigli per gli abitanti durante le guerre o come depositi di oggetti di valore. C'è persino chi afferma di aver visto come si muovono o cambiano questi corridoi, suggerendo che potrebbero esserci altre forze misteriose all'opera. Numero 16. Il muro di Kaimanawa è una serie di formazioni rocciose in Nuova Zelanda, note per le loro forme strane e inspiegabili. Alcuni sostengono che le rocce contengano dei messaggi o dei simboli nascosti lasciati dalle antiche tribù Maori. Ci sono anche storie di persone che hanno visto strane apparizioni o sentito spiriti vicino alle rocce. Numero 15. Twin Town Kodingi è un piccolo villaggio nel distretto di Malappuram nel Kerala, India. È noto per il suo numero insolitamente alto di gemelli, circa 600 che vivono nel villaggio, che ha una popolazione di 2000 abitanti. Questo è circa 45 volte la media nazionale di gemelli per popolazione. Il fenomeno è stato studiato dagli scienziati, ma la causa dell'elevato numero di gemelli a Kodingi rimane un mistero. Numero 14. La piramide di Kuikuilco è un'antica piramide Maya in Messico, nota per la sua antichità e per lo strano modo in cui è stata costruita. La piramide è costruita su un pendio, il che porta a ipotizzare che fosse una specie di osservatorio o che fosse in qualche modo orientato verso le stelle. Alcuni sostengono addirittura che la piramide sia collegata ad altre antiche strutture Maya, in un modo che non è stato ancora compreso dalla scienza. Tuttavia è un sito popolare per le persone interessate alla cultura Maya. Numero 13. Il vulcano Kawajigeni in Indonesia è noto per il suo fuoco blu, un fenomeno in cui le fiamme di gas si accendono di notte ed emettono della luce blu. È un fenomeno raro sulla Terra e il modo in cui si verifica rimane un mistero. Alcuni sostengono che abbia a che fare con le reazioni chimiche del gas vulcanico, mentre altri pensano che possa avere a che fare con le forze soprannaturali. Qualunque sia la causa, rimane uno spettacolo impressionante e una popolare attrazione turistica.
numero 12. Egra, noto anche come Madain Salin, è un'antica città nabatea in Arabia Saudita, nota per i suoi monumentali monumenti tombali. I monumenti tombali sono costruiti con enormi blocchi di pietra, posti in modo tale da sembrare impossibili da rimuovere. Non è chiaro come questi blocchi siano stati trasportati in questo luogo, portando a speculazioni sul coinvolgimento di alieni o magari tecnologie nascoste. Alcuni sostengono addirittura che i blocchi siano stati tagliati in modo così preciso che è impossibile che siano stati realizzati da mani umane. Numero 11. Il Devil's Kettle è una cascata nel Minnesota, Stati Uniti, nota per il fatto che parte dell'acqua scompare in un grande vortice e non riappare più. Ci sono numerose teorie su cosa succede all'acqua, ma ad oggi non c'è ancora una risposta chiara. Alcuni pensano che l'acqua potrebbe scorrere verso un fiume sotterraneo, mentre altri pensano che potrebbe andare in una dimensione parallela. C'è anche chi afferma di aver visto come l'acqua scompariva nel vortice per poi non riapparire più. Numero 10. I giardini perduti di Heligan sono una serie di giardini storici in Cornovaglia, Inghilterra, noti per la loro bellezza e per il modo in cui sono stati trascurati e decaduti. I giardini erano originariamente una parte importante di una tenuta, ma dopo la fine della Prima Guerra Mondiale caddero in rovina e furono quasi dimenticati. Negli anni 90 i giardini sono stati restaurati e rinnovati e oggi sono una popolare attrazione turistica. Ci sono innumerevoli storie riguardo questi giardini e sui segreti che custodiscono, e altri sostengono addirittura che ci siano stanze nascoste o magari stanze del tesoro che ancora devono essere scoperte. Numero 9. Le Carolina Bays sono una serie di pianure a forma di scodella negli Stati Uniti, note per le loro strane forme e le loro origini spiegabili. Alcuni credono che le pianure siano state create dagli impatti dei meteoriti, mentre altri pensano che possano essere il risultato di fenomeni geologici come ad esempio le placche tettoniche o attività vulcanica. C'è persino chi sostiene che le Carolina Bays contengano messaggi nascosti o siano in qualche modo allineate con le stelle. Numero 8. Le Ringing Rocks sono una serie di rocce in Pennsylvania, Stati Uniti, note per la loro strana capacità di cantare quando colpite con un martello. Ci sono numerose teorie, ma finora nessuno è riuscito a trovare una risposta unica. Alcuni pensano che abbia a che fare con la composizione chimica delle rocce, mentre altri pensano che possa avere a che fare con le vibrazioni causate dai colpi. Qualunque sia la causa, rimane un fenomeno strano e affascinante. Numero 7. Le rocce di Bottovara, situate nella regione russa della Carelia, sono una serie di rocce grandi e insolite che sono state a lungo avvolte nella nebbia. Le rocce, che si ritiene abbiano circa 2,5 miliardi di anni, sono molto più grandi e rotonde delle tipiche rocce trovate nella zona. Secondo la leggenda locale, le rocce di Bottovara sono i resti di un gruppo di giganti che un tempo vivevano nella regione. Nonostante la leggenda, la vera natura delle rocce di Bottovara rimane un mistero. Gli scienziati, tuttavia, ritengono che le rocce siano state formate da processi naturali, come l'erosione glaciale o l'attività tettonica. Numero 6. Le rocce misteriose di Gungiwamp, situate a Groton, nel Connecticut, sono una serie insolite di strutture in pietra che hanno a lungo sconcertato gli scienziati. Il sito è costituito da diverse camere di pietra, muri e tunnel sotterranei che si ritiene risalgono a 1000 anni fa. Uno degli aspetti più misteriosi delle rocce è il fatto che sembrano essere molto più antiche delle strutture circostanti. Numero 5. Stonehenge è un antico circolo monumentale preistorico in Inghilterra, noto per le sue enormi pietre e per il modo inspiegabile in cui sono state collocate. Alcuni studiosi ritengono che Stonehenge fosse inteso come centro religioso o per scopi rituali. C'è persino chi sostiene che Stonehenge contenga dei messaggi nascosti o che sia in qualche modo allineato con le stelle. Numero 4. Il Monte Roraima, situato nella foresta pluviale amazzonica al confine tra Brasile, Venezuela e Guyana, è un'imponente montagna di arenaria con molti misteri.
Sede di una varietà di specie animali e vegetali uniche, la montagna è considerata una delle formazioni geologiche più antiche della Terra, con un'età stimata di oltre 2 miliardi di anni. Si dice che siano stati trovati anche disegni e incisioni rupestri che si ritiene siano stati realizzati da antiche popolazioni indigene che vivevano nella regione. Ci sono persino voci secondo cui i dinosauri vagano ancora qui. Tu ci credi? Numero 3. Il vulcano Kelimutu è un vulcano attivo sull'isola di Flores in Indonesia, noto per i suoi 3 laghi colorati situati a diverse altezze sulla montagna. Ogni lago ha un colore unico, blu, rosso e nero, e anche i laghi cambiano continuamente colore. Tuttavia, ciò che causa questi cambiamenti di colori rimane un mistero, anche se alcuni scienziati ritengono che abbia a che fare con le reazioni chimiche nell'acqua o magari dei microrganismi. Numero 2. I Fairy Circles sono una serie di pezzi di terra incolta che si trovano nel deserto della Namibia in Africa. Si ritiene che i cerchi siano stati creati dalle termiti, ma la causa esatta della loro formazione è sconosciuta. Altri scienziati ritengono che la forma dei cerchi sia stata creata da fonti d'acqua sotterranee. Sfortunatamente il mistero rimane senza risposta, ma è un bel posto da visitare. Numero 1. Nel cuore del Kazakistan si trova una piccola città, conosciuta come la città addormentata. Sebbene a prima vista la città assomiglia a qualsiasi altra città, ha qualcosa di strano, dato che quasi tutti i suoi abitanti sembrano essere in una sorta di coma. Alcuni pensano che gli abitanti possano essere stati congelati nel tempo, mentre altri pensano che possa esserci qualche tipo di virus o una malattia che ha colpito la città. Qual è il posto più misterioso che hai visitato? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.